Sii pronto e sveglio per il Signore. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Con grande gioia ed entusiasmo accogliamo anche oggi il Vangelo secondo Luca, capitolo 12, dal 35 al 38. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa gli aprono subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità, io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà così, beati loro. Amen». Carissimi, oggi abbiamo ascoltato un'esortazione da parte di Gesù sulla veglia, sulla prontezza, su un atteggiamento fondamentale di ogni cristiano. Un atteggiamento che non solo è escatologico, cioè attendiamo la seconda venuta di Gesù, ormai da 2000 anni, ma è un atteggiamento quotidiano, cioè la prontezza riguarda la comunione con Dio. Essere pronti significa stare ai Suoi piedi, ascoltare la Sua parola. Essere pronti significa quotidianamente invocare il dono dello Spirito Santo. Ecco le vesti strette ai fianchi, ecco le lampade accese. Lo Spirito Santo è questa luce che illumina il nostro cammino, il nostro percorso. Il nostro cuore è come una lampada accesa anche, che è riscaldato da questa fiducia in Dio, riscaldato dalla promessa di Dio che si farà carne nella mia vita. E la parola stessa mi mantiene acceso, come se io fossi una lampada, come se io potessi sempre credere, sperare e vegliare. Quindi vedete quanto è importante la comunione con Dio quotidiana, il mio mettermi alla Sua presenza, essere pronto, ascoltarlo, lasciare che la Sua parola riscaldi il mio cuore, mi tenga acceso, acceso di speranza, acceso di buoni propositi, acceso di fede, di fiducia. Pensate che Gesù dice qualcosa di forte: «Beati quei servi che il padrone troverà ancora svegli al suo ritorno». E noi vogliamo essere svegli. La preghiera ci rende svegli. Quando abbandoniamo la preghiera, non camminiamo nella Sua parola, nella fede, noi ci addormentiamo. E il mondo dice che stai bene e che la fede invece ti fa dormire. Svegliati, Dio non esiste. Ecco che cosa dice il mondo. Ma noi ascoltiamo le parole di Gesù, che dice che il padrone, quando troverà i suoi servi ancora svegli, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Che meraviglia il nostro Dio! Lui vuole stare in comunione con te, con il tuo cuore, con la tua vita, con la tua famiglia. E più tu sei in comunione con Lui, più quando sarai alla Sua presenza, riceverai questi onori. Si chinerà per servirti, per metterti a tavola, per darti il meglio, come già lo vuole fare in questa vita. Allora invochiamo lo Spirito Santo e diciamo: «Vieni, Spirito Santo, rendimi sveglio, rendimi attento alla Tua parola, rendimi attento a ciò che Tu mi vuoi dire, ai passi da fare, da compiere in questo stesso giorno. Spirito Santo, vieni, attirami al Padre,
Donami di non spegnere mai la mia lampada e che la parola possa sempre risplendere, illuminare la mia strada, il mio cammino. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, proclamiamo lo slogan di oggi: sii pronto e sveglio per il Signore. Con la preghiera, con la comunione con Lui e nello Spirito Santo, noi saremo svegli e preparati a un nuovo bellissimo incontro con Dio. Un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. A domani, ciao! Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto. Da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito. Ascolto.